solito, a seguito della commissione di un reato, ci si aspetta che intervenga una sentenza di condanna. Oggi però affrontiamo sette dei casi in cui è possibile che non vi sia una condanna a seguito della commissione di un reato. Il primo caso è quello in cui intervenga una remissione di querela. La remissione di querela è una causa tipica di estinzione del reato. Per tutti quei reati per i quali è prevista la procedibilità a querela, qualora non sia più intenzione della persona offesa, cioè della persona che ha subito il reato, proseguire nell'azione penale, può essere rimessa la querela. Se poi l'indagato, imputato, a seconda dei casi, accetta la remissione di querela, il reato si estingue e quindi il processo si chiude con un proscioglimento. Il secondo dei casi è l'oblazione. Ne abbiamo già parlato in un altro video e l'oblazione, abbiamo già detto, è un altro modo attraverso il quale il reato arriva alla sua estinzione. In linee molto generali, nei reati contravvenzionali, quando sia prevista la pena della sola ammenda o della pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si può scegliere di pagare una somma di denaro predeterminata dalla legge in base al titolo di reato. E in sostanza, se il giudice ammette al pagamento dell'oblazione, il reato si estingue e il processo termina, senza quindi una sentenza di condanna. Terzo modo, l'estinzione del reato per condotte riparatorie. Mettiamo il caso che la persona offesa dal reato, cioè della persona che ha subito il reato, non voglia rimettere la querela. Se però l'imputato, anche a mezzo di un'offerta reale, risarcisce o prova a risarcire interamente il danno prima che il processo abbia inizio e più precisamente prima che venga aperto il dibattimento, il giudice dichiara estinto il reato ed il processo si conclude con il proscioglimento dell'imputato. La quarta causa che può generare una sentenza di proscioglimento e comunque non di condanna è la sospensione del procedimento commessa alla prova dell'imputato. Anche di questo argomento abbiamo già parlato in un altro video e se volete saperne di più, anche per scienza personale, potete andarlo a vedere così avrete un'idea più compiuta di questo istituto di diritto penale. In buona sostanza, quando il reato commesso prevede una pena fino a 4 anni e per gli altri reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio, si può chiedere al giudice di sottoporsi ad un periodo nel quale seguirà un percorso di risocializzazione, che sarà espletato attraverso una attività di volontariato con la contestuale riparazione del danno alla persona offesa o comunque l'eliminazione di tutte le conseguenze dannose o pericolose che sono derivate dal reato o che derivano direttamente dalla commissione del reato. Caso numero 5 è quello della prescrizione del reato. È un altro istituto, la prescrizione di diritto penale, che prevede l'estinzione del reato se in un determinato periodo di tempo lo Stato non sia stato capace di arrivare ad una sentenza passata in giudicato. Insomma, in questo caso non è tanto l'attività positiva dell'imputato che viene premiata, quanto piuttosto viene penalizzata l'inerzia dell'attività giurisdizionale, anche a garanzia dei tempi del processo e soprattutto dei diritti dell'imputato. Sesto caso è quello del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. A differenza degli altri istituti, questo non prevede una causa di estinzione del reato, però essenzialmente viene esclusa la punibilità per un fatto che comunque individua un preciso reato, ma il cui disvalore penale è così tenue, il cui danno prodotto è così tenue, che lo Stato non può in maniera profittevole esercitare la sua pretesa punitiva. Cioè, in sostanza, più che altro, si sostiene che siccome l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale è di minimo disvalore, il colpevole non merita alcuna punizione concreta da parte dello Stato. Settimo ed ultimo caso è quello dell'amnistia. È un istituto particolare quello dell'amnistia perché si tratta di un provvedimento normativo emesso dal Parlamento che determina l'estinzione dei reati oggetto dell'amnistia e commessi nel tempo che precede la sua emissione. Per esempio, se domani mattina il legislatore dovesse disporre l'amnistia del reato di diffamazione,
tutti i processi per diffamazione nati prima della data del provvedimento sarebbero di fatto alla loro fine, perché il reato sarebbe estinto e gli indagati o gli imputati nei processi pendenti dovrebbero essere prosciolti o archiviati a seconda dei casi.